Torna il panico sui mercati internazionali dopo un mercoledì di tregua, nuovo crollo delle borse europee. A Piazza Affari la peggiore performance, Milano arriva a perdere fino al 5,2%, è corsa frenetica alle vendite dei titoli bancari con una raffica di sospensioni e lo spread torna a salire a 160 punti base sui bond. Il Tribunale di Arezzo dichiara lo stato di insolvenza di Banca Etruria, aprendo la strada all'inchiesta penale per bancarotta fraudolenta. La sentenza a poche ore dal varo del decreto sulle banche in crisi e di riforma del credito cooperativo. Rinviate le norme per rimborsare gli obbligazionisti delle banche fallite e salvate dal governo. Arriveranno a giorni, promette Renzi. L'Unione Europea sbaglia, di solo austerity si muore. Renzi torna all'attacco di Bruxelles dalle pagine di Repubblica. Negli ultimi anni l'Europa ha sbagliato strada, serve una svolta, scrive il Premier che, sull'ipotesi di un superministro delle finanze dell'Eurozona, risponde: il vero problema non è la leadership, ma la scelta della politica economica. Risolto il nodo Milano con Stefano Parisi, contrapposto al candidato del centro-sinistra Giuseppe Sala. Su Roma il centro-destra è diviso e pensa alle primarie. Non c'è un nome condiviso dopo la rinuncia di Rita Dalla Chiesa, proposta dalla Meloni, bocciata da Salvini. Si attende la scelta dei 5 Stelle. Grillo scrive sul blog: Roma ai romani, non ai partiti. 5 omicidi in 4 giorni, sale il bilancio della guerra di Camorra a Napoli. Le ultime due vittime, di 33 e 32 anni, freddate con numerosi colpi di pistola mentre viaggiavano in auto in una zona di campagna di Saviano. Uno di loro aveva precedenti penali per gioco d'azzardo. Ne parleremo tra poco all'interno di TG Cronache. Calcio, da oggi la 25esima giornata che ha in programma sabato la super sfida scudetto tra Juventus e Napoli. Il turno spezzatino inizia stasera con Lazio-Verona, mentre domani toccherà alla Roma scendere in campo a Modena contro il Carpi. Fiorentina-Inter, il posticipo domenicale, sfida che vale il terzo posto. Buongiorno dal telegiornale della 7. Dunque, come avete sentito dai titoli, ancora una volta l'apertura è dedicata alla situazione dei mercati finanziari, con Milano che oggi è ancora una volta purtroppo maglia nera d'Europa. Piazza Affari è arrivata a perdere fino al 5,2%, trascinata verso il basso dal comparto bancario, quello che ieri ne aveva favorito il rimbalzo. Sale lo spread che torna addirittura a quota 160, crolla il prezzo del petrolio. A quanto pare non sono bastate le parole della Fed a rassicurare i mercati internazionali. Era solo un rimbalzo, di quelli che fanno felici a volte gli speculatori, illudono i piccoli azionisti, fanno fare titoli giustamente prudenti ai giornali finanziari. E così, dopo le buone performance di ieri, oggi le borse sono di nuovo nel panico, tutte le borse, quelle europee al momento, perché quelle asiatiche oggi erano chiuse per alcune festività. Vedremo più tardi Wall Street, che ieri notte aveva chiuso con il Dow Jones in leggera perdita, meno 0,62%, e il Nasdaq in leggera crescita, un più 0,35%. Effetto, si era detto, delle parole della Presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, che ieri davanti al Congresso aveva detto che la ripresa è lenta, ma c'è, ma aveva escluso di voler procedere a un nuovo aumento dei tassi di interesse a breve termine. Lei, che a dicembre, per la prima volta dal 2006, ne aveva deciso per l'appunto il rialzo, confidando in tempi rosei per l'economia. La frenata è parsa una sorta di ammissione di colpa per una mossa che già all'epoca fu criticatissima. Ma sulle piazze europee a zavorrare i listini oggi non ci sono, come nei giorni scorsi, solo le banche, anche se ancora una volta fanno la parte del leone. Tutte le banche, non solo quelle italiane, ma ancora una volta anche la tedesca Deutsche Bank, perdono quotazioni. A Milano sono state sospese per eccesso di ribasso UBI e Mediobanca. Carige è arrivata a perdere il 9%. Evidentemente il decreto del governo sul riordino del credito cooperativo non ha sortito l'effetto sperato. E però, come dicevamo, il calo è generalizzato, segno di una paura che investe tutti. Non a caso crescono beni rifugio classici come l'oro, mentre lo spread viaggia ancora intorno ai 150 punti, in leggera crescita. E dunque, come avete sentito dal servizio, il governo in nottata ha varato la riforma del credito cooperativo nel tentativo di smaltire, alleggerire le sofferenze che pesano sui bilanci delle banche, ha rinviato tutte quelle norme che riguardano invece il rimborso per gli obbligazionisti delle 4 banche salvate dal governo. A questo proposito, in mattinata il Tribunale di Arezzo ha dichiarato l'insolvenza di Banca Etruria.
per le norme sui criteri per i rimborsi agli obbligazionisti subordinati delle quattro banche salvate dal governo bisognerà aspettare ancora. I due decreti ministeriali che mancano sono sostanzialmente pronti. Intervenire attraverso un decreto legge ci è sembrata un'ipotesi arzigogolata, ha detto il premier Renzi, spiegando perché quelle misure non facciano parte del provvedimento sulle banche varato dal Consiglio dei Ministri. Intanto, però, da Arezzo arrivano notizie molto importanti su quella delle quattro banche che più di tutte è stata al centro della polemica politica. Il Tribunale della città toscana, infatti, ha dichiarato l'insolvenza della vecchia Banca Etruria, una decisione che ora potrebbe anche spingere la Procura di Arezzo a procedere per bancarotta fraudolenta nei confronti degli ex vertici dell'Istituto di Credito. Tornando però alle tre ore di Consiglio dei Ministri, il maxi decreto varato ieri dà il via libera alla bad bank all'italiana, finalizzata allo smaltimento dei prestiti non performanti, ovvero alla garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, che sarà attivata a prezzi di mercato e riguarderà solo i titoli meno rischiosi. Per favorire poi il recupero di quei crediti, il provvedimento prevede l'esenzione dall'imposta di registro del 9%, sostituita da una tassa di 200 euro in favore di chi acquista case alle aste giudiziarie, a condizione che poi vengano rivendute entro 24 mesi. Una misura tesa a ridurre la svalutazione delle sofferenze bancarie legate agli immobili dati in garanzia per prestiti e mutui. In più, oggi il ministro della giustizia Orlando e quello dello sviluppo economico Guidi, Padoan non ci sarà perché impegnato a Bruxelles all'Eurogruppo, illustreranno il disegno di legge delega di riforma del diritto fallimentare licenziato dal Consiglio dei Ministri. Anche in questo caso vi saranno norme tese a velocizzare il recupero delle sofferenze e dunque a renderle più appetibili sul mercato attraverso l'accelerazione dei tempi di escussione delle garanzie immobiliari e ipotecarie. Altro pilastro del decreto banca è la riforma, in gestazione da mesi, del credito cooperativo. Entro un anno e mezzo le 364 BCC saranno raccolte sotto l'ombrello di un'unica holding che dovrà avere un patrimonio minimo di 1 miliardo. Vi sarà la possibilità di non aderire, ma solo per gli istituti che abbiano almeno 200 milioni di riserve, su cui poi dovranno pagare il 20% di tasse. Si tratta, allo stato attuale, di una decina di istituti, ha dichiarato il ministro dell'Economia, Padoan. E proprio nella giornata dell'Ecofin, Renzi, nel rassicurare sulla solidità del sistema bancario italiano, torna con una lettera al quotidiano Repubblica ad attaccare la politica economica dell'Unione Europea, una politica fatta, dice, solamente di rigore e austerity, della quale però si muore. Tema l'Europa che vorrei, e oggi a svolgerlo sui giornali italiani sono in tre. Cominciamo, è ovvio, dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che risponde su Repubblica ad un editoriale di Eugenio Scalfari, togliendo subito però dal tavolo della discussione l'idea del superministro europeo del tesoro lanciata nei giorni scorsi. Non è questo il punto centrale, afferma Renzi, e del resto è comprensibile, forse, che il capo di un governo non veda di buon occhio una prospettiva che gli toglierebbe dalle mani un bel pezzo del proprio potere. Così Renzi accantona il discorso e ritorna invece sui suoi cavalli di battaglia. L'Europa troppo concentrata su una politica economica di austerity, a suo dire fallimentare, accanimento terapeutico la definisce Renzi. L'Italia che rispetta le regole, con un deficit che secondo le previsioni del governo quest'anno dovrebbe essere particolarmente basso, al 2,5%. Lo scontro ormai praticamente permanente con Bruxelles, che non sarebbe motivato dall'inseguimento del consenso interno, ma dalla necessità di incalzare l'Unione per ottenere una maggiore attenzione verso il sociale e la crescita, una strategia più globale per fronteggiare l'immigrazione, una visione più unitaria del sistema finanziario, la proposta di primarie per scegliere i candidati alla guida della Commissione. Lo stesso tema svolto da Enrico Letta, sempre su Repubblica, è invece un sì convinto alla figura del superministro. La strada giusta per salvare l'euro, la definisce Letta, a patto che siano rispettate tre condizioni. Che rappresenti solo i paesi della moneta unica, cioè quelli disposti ad una vera unione economica, altrimenti risulterebbe una figura annacquata. Che risponda delle sue azioni ad un organo eletto, cioè al Parlamento europeo, e che disponga di un proprio budget per iniziative a favore della crescita e per combattere la disoccupazione giovanile. L'Europa che vorrebbe invece Lars Feld, uno dei 5 superconsiglieri economici di Angela Merkel, anche lui sulle pagine di Repubblica, è un'Europa che non molli altro terreno sul tema della flessibilità. L'Italia ha già esaurito tutta la flessibilità possibile, dice Feld, ha ancora un rapporto debito-PIL al 135% e un deficit che, visto che l'economia non cresce, si avvia verso il 3%. E chiedere l'ennesima eccezione sui conteggi perché si sono accolti profughi, che sono molto meno rispetto ad altri stati, secondo Feld, è piuttosto sfacciato.
Parliamo adesso delle unioni civili. Il DDL Cirinnà ieri ha superato il primo voto, ma è scontro in aula al Senato con le opposizioni in rivolta circa le modalità e il criterio di illustrazione degli emendamenti. Il capogruppo del PD Zanda dice è solamente ostruzionismo. Scintille in aula sulle unioni civili, non basta il rinvio dei voti a martedì a rasserenare il clima, anzi, le opposizioni contestano di dover dedicare la giornata ad illustrare tutti gli emendamenti al DDL, rileggono le decisioni prese nella capigruppo di ieri e attaccano. Il problema di ieri era il fatto di non votare oggi, non di oggi fare la discussione su tutti gli emendamenti, era esattamente inverso. Dalla maggioranza Zanda contesta le critiche e i dubbi di oggi, quando ieri si è votato, non li ha sollevati nessuno. Si tratta solo di una tattica ostruzionistica che va contro gli accordi presi. Questi sono atteggiamenti, comportamenti ostruzionistici. Noi vogliamo la legge, noi vogliamo la legge. Se pensate di tenerci qua mesi a discutere... Per favore, senatore, no. Ma la Lega non ci sta e rimanda la palla nel campo della maggioranza. Noi non facciamo ostruzionismo, saremo anche disposti a ritirare subito i nostri emendamenti, ma loro devono ritirare il canguro. Rispettate il patto tra gentiluomini e nel giro di 24 ore magari ve la votate la riforma. Il problema, cari colleghi, è che voi non sapete da che parte siete girati. Voi, perché ogni volta che ci presentiamo in trattativa a parlare e a dire io sono disponibile a ritirarli, tutte le volte alzate l'asticella. Le minoranze sanno che il fattore tempo è quello su cui conta la maggioranza in queste ore per trovare una quadra, un accordo che permetta di evitare di arrivare alla Conte in aula sul testo. Il malumore è profondo anche all'interno del PD, dove pesa non solo lo scontento dei cattolici pronti a bocciare la stepchild adoption, ma anche il disagio di alcuni ex PC, tanto che dall'interno hanno contestato il fatto che la libertà di coscienza sia stata circoscritta a pochissimi voti, 3 in tutto. Sulle adozioni anche i 5 Stelle si preparano a votare liberamente dopo l'indicazione partita da Grillo e Casaleggio, ma anche senza quel capitolo, garantisce oggi Carla Ruocco, ci sarà il nostro sì alle unioni civili. Nel centrodestra intanto il dibattito riguarda i nomi dei candidati alle amministrative, se a Milano sarà Parisi a sfidare Sala, vincitore delle primarie del centrosinistra, è a Roma che si accende lo scontro interno al centrodestra dopo che Salvini ha di fatto bruciato il nome di Rita Dalla Chiesa proposta da Giorgio Meloni per problemi di criterio. Roma cercasi candidato disperatamente. Sciolta la questione Milano con Stefano Parisi, sarà lui il competitor di Giuseppe Sala, il centrodestra rimane in sospeso per la capitale. L'ex forzista Raffaele Fitto, ora leader dei conservatori riformisti, parla di spettacolo desolante con candidature inadeguate che durano mezza giornata. Dice Giorgia Meloni, dopo la candidatura flop di Rita Dalla Chiesa, lei era imbattibile, è stata fatta saltare per tornare all'ipotesi Marchini, che, come confermano i sondaggi, è un perdente. A questo punto la domanda che rivolgo a Berlusconi e Salvini è: quando vogliamo vederci per stilare insieme le regole per la celebrazione delle primarie in tutte le principali città italiane? Primarie dunque, facciamole, dice Matteo Salvini, facciamo scegliere i romani. E poi azzarda un nome, quello della Pivetti. Il segretario, è suo il nome della Pivetti? No, me l'hanno fatto, io non la vedevo da 15 anni. Quindi, però mi piace come ipotesi, come candidatura. Vive e lavora a Roma da 15 anni, l'amministrazione l'ha conosciuta, però questo, ripeto, è un mio parere personale, però il mio parere personale non è quello fondamentale. Sì alle primarie anche da parte di Francesco Storace, segretario della destra e candidato sindaco. Basta con la giostra dei nomi improbabili, dice Storace. Ma ogni entusiasmo svapora davanti alla prudenza del capo dei senatori azzurri, Paolo Romani. Nessuna fretta, dice Romani. Abbiamo tempo ancora qualche settimana per arrivare alla candidatura di una personalità che vada bene per Roma. Qualche settimana, ma di fatto la campagna elettorale è già cominciata. Questa mattina è partito il tour delle periferie di Roberto Giachetti, candidato con Roberto Morassutta alle primarie del centrosinistra, mentre l'altro candidato sindaco, Alfio Marchini, ha incontrato il commissario straordinario Tronca. Un'ora di colloquio sui problemi di Roma. Lascio ad altri il teatrino della vecchia politica. Roma ai romani, non ai partiti.
scrive Beppe Grillo sul suo blog. Da stamattina alle 10 i 5 Stelle votano per decidere i punti del programma Roma e poi, prima o dopo, arriverà anche il loro nome per la guida della capitale. Intanto di adesso l'ok della Camera all'uso delle intercettazioni che riguardano Silvio Berlusconi all'interno del processo Tarantini. Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, questa era richiesta dal GUP di Bari. L'ex Presidente del Consiglio, leader di Forza Italia, ha indagato per induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nel processo escort, appunto, che vede imputato Tarantini. Apriamo la pagina degli esteri col Senato americano che ha approvato all'unanimità nuove sanzioni contro la Corea del Nord dopo i recenti test missilistici di Pyongyang considerati da Washington una provocazione e una gravissima violazione delle leggi internazionali. La legge appoggiata sia dai democratici che dai repubblicani aveva già ottenuto il sì della Camera dei rappresentanti e questo mentre resta altissima la tensione tra le due Coree dopo la decisione di Seul di chiudere le sue 124 imprese che operano nel complesso industriale di Kaesong, una zona in territorio nordcoreano. Per ritorsione Pyongyang ha annunciato l'immediata espulsione dal complesso di tutti i lavoratori sudcoreani. I rapporti economici e commerciali tra Italia ed Egitto non registrano al momento alcuna conseguenza relativamente chiaramente al caso Regeni. Ad assicurarlo è stato l'ambasciatore egiziano a Roma. Intanto sul fronte dell'inchiesta, un'inchiesta complicata e non priva di depistaggi, si continuano a tentare di ricostruire le ultime ore di vita del ricercatore italiano. Potrebbe essere stato ucciso in un appartamento al centro del Cairo, ore e ore di pestaggio e di torture, forse per farlo parlare, poi messo su una macchina e scaricato lungo l'autostrada. Finora nessun video che lo riprenda, mai ritrovato il suo telefonino, gli elementi in mano agli investigatori italiani che sono scesi al Cairo per indagare sull'assassinio di Giulio Regeni, escludono l'ipotesi di una rapina e rivelano evidenti bugie e omissioni nella versione egiziana. Un tentativo di depistaggio, di falsificazione attuato al momento del ritrovamento del corpo il 3 febbraio scorso dal generale Khaled Shalabi, funzionario della procura di Giza, che parlò di un incidente stradale, smentito poi dal suo stesso procuratore. Lo stesso funzionario che si scopre adesso fu condannato nel 2003 per aver torturato a morte un uomo. Secondo gli 007 italiani non sarebbe plausibile pensare che il ragazzo sia stato ridotto in quelle condizioni soltanto per una rapina. C'è anche la testimonianza di un avvocato coinquilino di Giulio che afferma che nella casa non mancava niente. Il suo computer e gli effetti personali sono stati presi dai familiari e consegnati agli investigatori italiani. C'è chi indica tra i possibili mandanti gli apparati di sicurezza egiziani. L'Egitto vuole scoprire tutta la verità, dice stamattina l'ambasciatore del Cairo a Roma. Bisogna evitare che la vicenda venga strumentalizzata per danneggiare i rapporti con l'Italia. Rimangono i contorni di un intrigo internazionale. Rimane il giallo sul movente dell'assassinio brutale di questo giovane ricercatore che lavorava negli ambienti del sindacalismo indipendente, finito inghiottito nel nulla al centro della capitale egiziana il 25 gennaio scorso e ritrovato massacrato dopo più di una settimana a Fiumicello, il paese vicino Udine dove vive la famiglia. Si preparano i funerali. Domani sarà una cerimonia senza vessilli o bandiere, come richiesto dai parenti. Parteciperanno migliaia di persone colpite dall'atrocità di questa storia, un omicidio vergognoso, come lo definisce oggi il Times. Parliamo adesso della guerra civile in Siria e dei suoi effetti. Mosca oggi si dice disposta a negoziare con le opposizioni un cessate il fuoco a partire dal primo di marzo. Nella giornata è arrivato anche l'ok da parte degli Stati Uniti alla missione NATO nell'Egeo. Guerre, migranti e poi ancora profughi, legati da un filo che per adesso non si strappa. Un reality show della sofferenza con sempre gli stessi protagonisti. Iniziamo dalle guerre, con la Siria in prima linea. Oggi Mosca, sponsor di Damasco, fa sapere con il suo viceministro degli esteri Gennady Gatilov d'essere disposta a negoziare con le opposizioni un cessate il fuoco dal prossimo primo marzo in Siria. I russi sono pronti, dicono, a parlare delle modalità di questo primo accordo. Se ne discuterà forse già nel primo pomeriggio a Monaco, dove è in programma un vero
vertice del gruppo internazionale di supporto alla Siria. Le ultime offensive siriane, appoggiate proprio da russi e poi da iraniani e libanesi Hezbollah, hanno dato frutti sul campo e quindi si potrebbe tornare a trattare guerra e politica, d'altronde vanno così, da sempre. L'Occidente non può restare fermo ed allora, con la luce verde di Barack Obama, dalla sede belga dell'Alleanza Atlantica, la risposta ai russi è l'ok all'utilizzo di mezzi NATO nel mare Egeo, un intervento chiesto ieri da Turchia, Grecia e Germania per gestire il flusso di disperati in continuo arrivo proprio dalla Siria, i famosi possibili 600.000 nuovi profughi che spingono sul confine turco in fuga dalla zona di Aleppo. E ora, secondo il premier turco Erdogan, l'unico modo efficace per fermare questo flusso è quello di imporre una no-fly zone sulla Siria a aviazione russa e siriana. I racconti dei sopravvissuti giunti al confine di Bab al-Salam sono quelli di bombe dal cielo, di bambini ammalati, di nulla di cui nutrirsi, di vedove che chiedono chi sia realmente in grado di salvarle. Bisogna fare in fretta, dice sempre da Bruxelles il capo del Pentagono Ashley Carter, ci sono vite a rischio e per questo ci attiviamo. L'11,5% del popolo siriano è morto negli ultimi 5 anni, le vittime hanno superato quota 470.000, una cifra assai più alta di quella nota di 250.000 e diffusa dall'Osservatorio della Società di Ricerca Politica Siriana. L'ONU, dicono, non aggiorna i suoi numeri da 18 mesi. Guerre e migranti, la lotta all'ISIS, sempre secondo Ashley Carter, passa anche da questo fronte, un sindacato criminale da sconfiggere per cui serve un'accelerazione, vedremo i risultati forse nelle prossime ore. Adesso vi mostriamo le immagini di un altro incidente avvenuto in Francia che questa mattina ha coinvolto il pullman di una scolaresca in gita a Rochefort nella Francia occidentale. 6 ragazzi sono rimasti uccisi nello scontro tra il minibus che li ospitava ed un camion che trasportava detriti. Ci sono anche 3 feriti, tra i quali il conducente del minibus. Secondo le prime ricostruzioni, una sponda del tir si sarebbe staccata, sarebbe caduta sul pulmino che lo stava incrociando, schiacciando la parte posteriore dello stesso. Ieri, in un analogo scontro nel centro della Francia, 2 ragazzi di 12 e 15 anni, lo ricorderete, erano rimasti uccisi. Adesso la pagina sportiva con il calcio, una giornata infinita, quella che ci attende di Serie A, che comincia oggi e che comunque avrà il suo clou domani sera con la sfida tra Juventus e Napoli. Si ricomincia già stasera con Lazio-Verona, prologo di una giornata, la 25esima, il cui centro di gravità sarà la grande sfida di sabato tra le due regine del torneo, Napoli e Juve. Un anticipo dovuto a esigenze organizzative, domenica all'Olimpico c'è Italia-Inghilterra del 6 Nazioni. Lazio-Verona si giocherà in uno stadio più vuoto del solito, con il settore nord, curve e distinti, chiuso per razzismo. Sinora i biglietti venduti sono appena 1.700. È in questo scenario che la squadra di Pioli dovrà ritrovare il gol smarrito nelle ultime 3 gare contro un avversario ultimo sì, ma ancora vivo. La 25esima giornata proseguirà domani sera con la Roma di Spalletti che a Modena contro il Carpi inseguirà il 4º successo consecutivo. Una striscia positiva che ha rilanciato le ambizioni Champions dei romani, ma che comunque non è riuscita a smorzare del tutto le polemiche e gli attriti degli ultimi mesi. E di queste ore, infatti, la conferma dell'addio del DS Walter Sabatini a fine stagione. Al centro della separazione c'è il progressivo sfilacciamento dei rapporti con il presidente Pallotta. Che sia un momento decisivo della stagione della Roma è fuori di dubbio. Un nuovo successo avrebbe l'effetto di mettere altra pressione su Fiorentina e Inter, che si affronteranno nel posticipo di domenica sera. Ma come già sottolineato, l'attesa spasmodica è tutta per la partita regina fra Juventus e Napoli, pronte a nobilitare questo campionato con i loro numeri fantastici. Nel contatto tra il miglior attacco del fenomeno Higuain e la migliore difesa degli esperti bianconeri, Allegri deve fronteggiare l'emergenza proprio nel settore arretrato. Chi sostituirà l'infortunato Chiellini? E questo è il dubbio del tecnico toscano, che probabilmente verrà sciolto solo nell'immediata vigilia. Nessun dubbio di formazione invece per Sarri, che potrà contare al centro dell'attacco su Gonzalo Higuain. Ed è stato proprio l'argentino a lanciare la sfida ieri sera con queste parole. Andremo a Torino senza paura, con la consapevolezza che tutto quello che succederà dipenderà da noi. Super sfida dunque di sabato sera tra Juventus e Napoli. Sono le 13:54 minuti, la linea come sempre va a Cronache con Caterina Bizzarri, all'interno della quale si parlerà anche di questa guerra di Camorra che sta insanguinando Napoli. Noi come sempre ci vediamo domani, grazie a tutti, buongiorno.